Bergamo ancora una volta dimostrando di essere squadra, per quanto è sfavorita sa ribaltare i pronostici. Stasera avete ribadito quello che si era visto in gara 1 contro una Pomì che ci ha messo comunque il cuore, vi ha reso la vita difficile nel terzo e in parte anche nel quarto set. Oggi è stata un'altra partita rispetto a quelle due giorni fa. Noi siamo partite molto bene sia nel primo, cioè no, in realtà siamo partite male. Poi abbiamo fatto un gran recupero vincendo il primo e il secondo è stato abbastanza, diciamo, guidato da noi. Nel terzo set ovviamente loro hanno avuto la reazione che dovevano avere perché era l'unica cosa che potevano fare, perché o quello o nulla. E noi abbiamo subito un po', siamo state brave secondo me in questo set a tenere duro perché loro hanno giocato molto meglio, ci hanno messo molto in difficoltà con i centrali e quindi niente, complimenti a loro perché sono una gran squadra e è chiaro che io sono contenta per la mia di squadra, però questa è una grande squadra che tra l'altro ha appena anche vinto, purtroppo i playoff sono così. Posso chiederti un messaggio a Piccinini, insomma avete vinto tanto insieme, oggi avversari però due buone prove, lei forse un pochino meno del solito, però un messaggio anche per Francesco. Complimenti soprattutto per la Champions, per il suo premio personale, alla faccia delle vecchiette, così se lo ricorda, perché alla fine sì siamo un po' più grandi, però il suo valore si è visto, è sempre lo stesso, quindi complimenti, ovviamente fa parte di Casalmaggiore, quindi purtroppo mi spiace che sia andata così, però è sempre una grande atleta.